Allora, di nuovo in diretta qui con voi, e come avevo pronunciato, abbiamo appunto questa conversazione con Silvana Bononcini, per questo piccolo, diciamo, momento di conversazione sulla parte radicale di Silvana. Silvana, appunto, radicale e storica, io se, mi sento di definirla così, e attualmente in forze con il team di Libertiamo, quindi insomma diciamo tutto quanto l'entourage in qualche modo di Benedetto Davide. Ci sei Silvana, ci senti? Io ci sono, sto trafficando per sistemare la webcam con scarsi risultati. Forse gliela facciamo. Forse. Comunque, noi abbiamo mezz'ora e possiamo indipendentemente dal video, che speriamo che parta, comunque sia cominciare a parlare. Eccoti, forse ti vediamo. Sì. Ok, perfetto, ottima Silvana. Allora, Silvana, con te volevo ovviamente siamo in conclusione della campagna elettorale e con te magari rievocare qualche memoria di campagne elettorali che tu hai vissuto con i radicali, differenze, analogie. Ricordi qualcosa? Se riesci a essere sintetica, facciamo magari su più argomenti. A te la parola, Silvana. Sì, ne ho fatte molte e credo di non aver mai visto una conclusione come in questa campagna elettorale. È certamente un clima molto confuso, probabilmente di cambiamento, però a mio parere non c'è ancora quello che speravo di vero cambiamento. E a qualche diciamo differenza a parte diciamo il tenore politico con le vecchie campagne elettorali. Se vuoi, una grossa novità è Grillo, la presenza di Grillo, e per me è destabilizzante e sarà destabilizzante per il clima politico e futuro del paese. Io non sono certamente una delle persone che apprezza il fenomeno, credo che la protesta vada bene, ma occorre soprattutto una proposta e Grillo di proposte ne ha alcune molto demagogiche che non mi convincono e che tendono molto a salvare la società civile, la gente e dare la colpa a tutti gli altri, demolirli e cacciarli, però non ha nulla di costruttivo. Quindi al di là delle idee tragiche economiche del personaggio, al di là di quello che potranno combinare in Parlamento, preferirei non vedere un gran bel risultato. Poi ci sono alcune porte che molto vecchie, se pensiamo al ritorno di Berlusconi o a questo PD, che non è immodificabile con schemi vecchi che non so cosa produrrà, probabilmente vincerà, però non mi entusiasmo. Io sono ormai una quarantina d'anni che sono sulla piazza letteralmente con dei tavoli finché sono stato militante radicale e un po' più defilato adesso perché non ho più l'età e probabilmente il metodo politico è anche cambiato e non ho ancora visto realizzate quelle speranze che io avevo 40 anni fa, che la cosa è per me molto deludente. Senti Silvana, tu ovviamente parlando un pochino della tua esperienza attuale politica con diciamo col gruppo di Libertiamo insieme a Benedetto Della Vedova, sappiamo che insomma nella coalizione sostiene Monti. E questa è un po' una domanda che ho fatto anche nella trasmissione precedente. In questa campagna abbiamo visto che necessariamente Monti si è dovuto assunto le vesti di politico da tecnico che era, con una trasformazione anche
abbastanza evidente di toni, di modi di porgersi, di dire, di parlare. Ecco, come ti è sembrato? Ha incarnato bene la veste del politico in modo soddisfacente, secondo te? Io considero innanzitutto che forse alcune delle cose non proprio simpatiche di queste discussioni politiche per me andavano evitate, ma detto questo è un personaggio che non pensava di buttarsi nell'agone politico in prima persona, per cui può anche darsi che qualcosa gli venga male. D'altronde è un movimento e una decisione che lui ha preso 2 mesi fa, quindi il tutto è comprensibile. Vedremo anche i risultati, non è il massimo del comunicatore, ha delle resistenze a mostrarsi per quello che è, per forse delle titubanze, per un suo carattere personale, però insomma, in confronto a altri personaggi ancora penso che sia qualche metro. Invece, diciamo, proprio in linea con la scelta, appunto, anche di Benedetto della Vedova, di Flynn, insomma, di sostenere Monti. Ecco, quali sono le cose che più ti convincono? Per quale motivo pensi che possa essere veramente una risorsa per l'Italia? Allora, il suo programma è per me aveva necessità di essere un po' più incisivo, ma io chiaramente sono abituata male, vengo dalla scuola radicale per cui si analizza col microscopio anche il capello, quindi un tipo di programma così ampio non mi soddisfa completamente, anche perché devi considerare le forze che compongono questa lista per l'Italia con Monti e quindi ti devi confrontare con un Casini, con un Montezemolo, tutt'altro tipo di personaggi che fanno evidentemente anche riferimento a un elettorale diverso da quello che era il mio, molto barricadero, molto attento a certi, ai diritti soprattutto e alle libertà. Qui alcune cose io avrei voluto per esempio che fossero molto più incisivi nel campo delle dismissioni, per me è un discorso molto importante per risolvere il problema del debito pubblico e non è trattato con molta determinazione, a mio parere, però è probabile che sia tutto in divenire, che quindi anche su quello ci sia una buona proposta futura in questi 5 anni di legislazione. E senti, sì, ma una delle tematiche, diciamo, che sono state un po' anche questo qua di sottofondo, un filo conduttore, se vogliamo, di questa campagna elettorale proprio riguardante Monti, è un pochino l'ipotesi che poi, a prescindere un po' da come andrà, ragionevolmente, insomma, con una certa flessibilità si può anche prevedere. Comunque sia, Monti dovrà poi, premesso che non credo che potrà avere un 51%, insomma. O un 40%, comunque sia, confrontarsi con le altre due forze politiche grandi che sono il PD e il PDL, che comunque sia hanno sostenuto il suo governo prima che appunto fosse costretto a dimettersi. Tra le due, mi sembra che lui abbia scartato a priori, insomma, un ipotetico futuro appoggio da chiedere al PDL, e resta il PD. Tu che ne pensi di questa cosa? Beh, la cosa non mi entusiasma molto perché è tutto nel campo del divenire, quindi noi possiamo fare delle ipotesi e poi lasciano il tempo che trovano. Io ho conosciuto Bersani perché è stato presidente della regione Emilia-Romagna per lungo tempo e ho una sufficiente fiducia nelle sue capacità, nella sua possibilità anche di
fare alcune riforme. Certo che il retaggio socioculturale è quello di un comunista cresciuto in quella scuola, quindi per una liberale come me qualche distinguo ci vuole, però vedremo intanto che risultati riusciamo a portare a casa come Agenda Monti e come gruppo, e poi ne parliamo. Certo, Tra l'altro senza problemi. ne approfitto per, se fosse qualche elettore milanese o lombardo, di ricordare che Benedetto Della Vedova è in lista al Senato in una buona posizione perché è quarto e quindi direi con possibilità di andare in Parlamento, e è una persona a cui gli do molta fiducia. Credo che se vogliamo un liberale in questo Parlamento, Benedetto meriti di andarci. E facciamo adesso un attimo appello alla tua parte radicale. Nell'Emilia-Romagna come sta messa questa lista che è sostenuta e promossa, non possiamo chiamarla radicale, ma promossa da radicali e GL? Come si presenta? Allora, abbiamo Di Federico, capolista della Camera, che è una persona che è stimabilissima, di grossa levatura culturale, preparazione in campo legislativo, quindi è certamente una sicurezza. Io ho qualche riserva sulla lista del Senato perché mi ritrovo capolista, ma quello che dico per lei varrebbe anche per me, forse nella sua posizione, tale Monica Mischiati, che non è il massimo della capacità politica. È certamente una brava organizzatrice, però credo che metterà in difficoltà un po' di persone che intendano votare al Senato questa cosa. È una decisione dei vertici romani che certamente non mi è piaciuta, come so non essere piaciuta a una parte della militanza bolognese, ma è una storia vecchia perché le decisioni sono prese a volte senza considerare la qualità a discapito della fedeltà alla causa. Ho capito, anche su questo in qualche modo poi vedremo come andrà a finire. Senti, Silvana, riguardo un pochino a tutta quanta la vicenda un po' mediatica, no? Abbiamo seguito, c'è stato un po' un bombardamento in questo senso, si sono avvicendati i conduttori, i giornalisti e così via nel appunto nel trattare questa la campagna elettorale, poi vabbè, a parte la monopolizzazione nei palinsesti chiaramente della vicenda politica. Ecco, secondo te c'è qualcuno tra questi giornalisti o conduttori, insomma, che stanno soprattutto in televisione, che resta poi il media che fa più, che sposta un po' maggiormente i voti? Ecco, qualcuno di questi che si è distinto in qualcosa, in negativo o in positivo? Beh, in negativo direi senz'altro Santoro, e con la sua trasmissione io non riesco proprio a capacitarmi di questo suo atteggiamento che è da militante comunista e non da giornalista dell'informazione, però lavora in una televisione privata, quindi vabbè, può andare. Noto per giunta che Radio Radicale lo manda in diretta e devo ancora capire la motivazione, però va bene così. E a parte Santoro, una persona che io giudico veramente un qua para qua, se si può dire, è Travaglio, che sinceramente dovrebbe essere allontanato da ogni possibilità di lavoro in quel campo.
Poi altri, io sono per privatizzazione della RAI, perché vado sperando che comincino a fare veramente informazione. Sulla 7 ogni tanto qualcosa di decente si vede, però si nota anche l'impostazione che hanno, molto sinistrosa. Per gli altri canali stendiamo un velo pietoso. Io non sono completamente d'accordo su quello che dice Marco Pannella, che dicono i radicali che esista un caso Italia, però è certo che l'informazione italiana non mi entusiasma e vada anche quella molto riformata, in senso di libertà di pensiero, di discussione, non prona o onnipotente. Ho capito. Senti Silvano, io in apertura con l'editoriale ho parlato di promesse che abbiamo sentito di vario tipo, più o meno presentabili o impresentabili, però ho parlato anche di promesse di riforme delle riforme, cioè ho sentito soprattutto nel senso perché c'è una certa autorevolezza. Monti e tutto, diciamo, un pochino l'ambiente montiano, ipotizzare la possibilità di riformare le riforme che loro stessi hanno fatto in tempi recenti, quali appunto la riforma della Fornero sul lavoro, ma anche il discorso dell'IMU da riprendere un pochino in mano, da riconsiderare perché ci sono delle cose che non vanno, e lo stesso per quanto riguarda la riforma del lavoro. Ecco, volevo chiedere appunto a te, che sei una sostenitrice in qualche modo, non pensi che sia un pochino una sorta di ammissione che probabilmente qualche cosa non è stata fatta a dovere, a tempo suo, e sono cose che comunque gli italiani, una parte degli italiani hanno subito, hanno sopportato, insomma, con delle conseguenze abbastanza pesanti? Allora, bisogna anche considerare che il tempo e l'urgenza con cui sono state fatte queste riforme, la situazione in cui eravamo quando il governo Monti è stato messo in piedi da una buona idea, direi, di Napolitano, perché gli altri partiti non avrebbero saputo togliere l'Italia dal marasma in cui era stata cacciata da 40-50 anni di malgoverno e partitocrazia. Per me, se uno riconosce che ha fatto degli errori, è senza meno un fatto positivo, perché intende l'intelligenza di rivedere anche le cose. Poi sai, se fai le cose sotto l'urgenza di patatracca, probabilmente qualcosa non la fai proprio perfetta, che per me è comprensibile. Poi non voglio fare la difesa d'ufficio, io alcune cose le avrei fatte più incisive, però devi anche notare che il governo proponeva una cosa, poi andava in Parlamento. Se vuoi pensare per esempio alla riforma dell'ordine forense, si è trovato contro una marea di parlamentari, avvocati che ne ha fatti, l'hanno attaccato completamente, oppure anche il discorso dell'abolizione delle province da un buon progetto è tirato fuori un meglio progetto. Quindi indubbiamente questi tecnici non sono stati bravissimi. Però devi sempre considerare che, a parte, come dico, l'urgenza di fare le cose, anche la situazione parlamentare in cui loro si sono trovati. Dovevano mettere d'accordo una destra e una sinistra, e sfido chiunque a poter riuscire a fare un buon lavoro in quelle condizioni. Ho capito. Senti Silvana, tra diciamo coloro che sostengono Monti ci sta anche Casini, che poi peraltro il tempo che passa pare che corre il rischio in qualche modo di essere
fagocitato da Monti e dai consensi per Monti. Quindi, anziché essere lui che sostiene Monti e Monti che fra un po' sosterrà Casini o che comunque sia gli darà ospitalità, ecco, per la tua esperienza, anche per quello che hai ancora dentro come radicale e quindi come anticlericale, laica e così via. Questa partecipazione, questa compartecipazione, questo sostegno di Casini ti crea qualche problema o qualche fastidio da un punto di vista politico, ovviamente, oppure no? Non solo qua, che me ne crea moltissimi, nel senso che io credo di essere da una parte lui e da quell'altra politicamente, per quello che ha sostenuto per il passato. Però l'azienda Monte nasce con un'idea di apertura e di possibilità di diverse posizioni, di riuscire a fare discussioni altro. E si tratta comunque di avere anche solo una piccola parte di presenza, però riuscirà a esserci per fare delle battaglie. Io è certo che vorrei un posto liberale e fare tutte quelle riforme per cui per via referendaria abbiamo combattuto e vinto e ce le hanno tutte cacciate. Quindi, però sono abbastanza realista e prendo in considerazione che il popolo è variegato, la gente ha diverse idee e che la democrazia è un sistema diverso e che soprattutto i liberali non hanno molto successo in Italia e poi uno è sparpagliato in diverse posizioni, in diverse formazioni. Quindi non è che Casini mi entusiasmi, anzi proprio per niente, però mi dà speranza Monti, che è un cattolico diverso, un cattolico liberale, che ha dimostrato in passato per il suo lavoro di operare bene e di avere profondo rispetto, soprattutto per le opinioni di tutti. Poi, sai, è sempre un rapporto di forza. Tu ti misuri con quelle che hai, però in quella compagine io spero si riesca a fare un buon lavoro. Solo il fatto che richiami a non mandare al macero tutto il lavoro fatto in questo anno ha un senso profondo perché in questa direzione occorre continuare, non siamo tutti ancora completamente da rischio. Ci sei Silvana? Silvana? Non la sentiamo più, Silvana. Chiedo alla regia se ancora il collegamento è in piedi. Allora, abbiamo un'interruzione tecnica. Vediamo se Silvana riesce a tornare in collegamento. Intanto io sento la regia se mi dà delle informazioni. Allora, a questo punto, niente, noi ringraziamo, anche se non ci può sentire, Silvana per questa testimonianza di radicale storica, Silvana Boroncini, che ricordiamo è appunto attualmente coinvolta nel progetto di Benedetto della Vedova, di Libertiamo, e quindi ufficialmente, diciamo, in questa campagna elettorale. Sostiene con tutto quanto appunto l'entourage di Benedetto della Vedova, Flie e così via, la candidatura di Monti. La ringraziamo. Poi, ovviamente, anche se Silvana non compare in video di frequente, sappiate che insomma è una delle colonne di Liberi TV, ci sostiene con i suoi consigli e le sue perle di saggezza in tutti i sensi. Fa politica da molto tempo. E niente, a questo punto è niente, non riusciamo a ricollegarci, quindi la salutiamo, la ringraziamo. Io do di nuovo la linea alla regia e vi consiglio appunto di continuare a seguire le trasmissioni di Liberi TV che seguiranno con lo spazio Economia e Mercati Open Market condotto da Alfredo Pauciulo. Linea alla regia.